Si comunica una nuova partnership con Gulliver, che già in passato era stato sponsor dell'Entella, una partnership mirata verso il settore giovanile, quel settore giovanile sul quale lei, fin dal primo giorno da presidente, ha puntato tantissimo. Uno dei marchi di fabbrica dell'Entella è quello di impegnarsi a investire moltissimo sul settore giovanile. Noi abbiamo più di 500 ragazzi che tutti i giorni praticano lo sport nei nostri impianti e questo naturalmente ha anche un valore sociale oltre che sportivo. In questi anni è cresciuta la qualità e l'eccellenza del settore giovanile. Abbiamo fatto un record quest'anno perché praticamente 8 ragazzi del nostro settore giovanile sono approdati a club di Serie A giocando nelle primavere di squadre importanti di Serie A, e quindi questo per noi è un grande orgoglio. Naturalmente il marketing che ci hanno fatto giocatori come Zaniolo, come Keita, come Mota Carvalho, come Cutzupias, che sono passati nel nostro settore giovanile e sono diventati dei campioni. Beh, ecco, questi episodi fanno tanta pubblicità al nostro settore giovanile e aiutano, credo, lo sponsor a pensare che l'investimento che fa sia un investimento che gli ritorna in termini di notorietà, in termini di consenso, in termini di pubblico. E quindi mi pare che questa collaborazione con Gulliver, che ringrazio per l'attenzione che ha avuto all'Entella e al suo settore giovanile, possa essere una collaborazione proficua e, come sempre facciamo con tutti i nostri sponsor, cercheremo al massimo di essergli utile, di essere a sua disposizione per quelle iniziative commerciali che lo interesseranno. Dà anche l'occasione di fare un po' il punto e il bilancio dell'attività del settore giovanile, un settore giovanile che soltanto in quest'estate ha mandato ben 8 ragazzi a giocare in club di Serie A e che ogni anno dà tante soddisfazioni al club biancoceleste. Sì, diciamo che in questi anni siamo riusciti a rappresentare un polo di eccellenza all'interno del panorama calcistico giovanile italiano, in un contesto anche di grandissima concorrenza, perché essendo qua da 10 anni ho notato, lavorando tutti i giorni, come proprio i livelli di concorrenza siano saliti a dismisura, col passare degli anni, proprio perché i settori giovanili, vengono adesso considerati da tutti come un elemento imprescindibile del modo di fare calcio attuale. E naturalmente questo fa sì che le squadre anche di categoria superiore investano e facciano delle operazioni importanti. Quindi per noi da un certo punto di vista è sempre più difficile, ma effettivamente siamo soddisfatti di quello che siamo riusciti a rappresentare e che ancora rappresentiamo nell'ambito del panorama calcistico giovanile italiano. E al di là dei titoli vinti, sono i più di 20 ragazzi che dal settore giovanile hanno debuttato in prima squadra e i più di 50 che hanno esordito tra i professionisti le soddisfazioni più grandi di questi anni? Assolutamente sì, nel senso che alla fine tutto ruota intorno ai singoli nel settore giovanile, quindi i successi di squadra funzionano solo se all'interno di queste squadre ci sono dei giocatori che poi approdano alla prima squadra o in qualche modo approdano al mondo dei professionisti, che è quello che noi ci diamo come obiettivo. E il fatto che i numeri siano molto confortanti è per noi motivo di soddisfazione. Naturalmente l'obiettivo adesso è quello di continuare a performare su questi standard anche al netto della perdita della categoria, ma insomma è una sfida che siamo pronti a combattere. Ci sono tanti progetti all'orizzonte, diciamo che il più chiaro, quello ovviamente più lampante, è che dal prossimo weekend più di 500 ragazzi ogni fine settimana giocheranno con la maglia dell'Entella targata Gulliver, un settore giovanile tra l'altro che è da sempre il fiore all'occhiello del progetto del presidente Antonio Gozzi. Dopo questi primi 2 anni dove abbiamo testato un po' il terreno in modo un po' così commerciale, conoscendo la realtà e conoscendo il valore che il presidente dà al settore giovanile, abbiamo voluto anche noi, ecco, puntare sui giovani, puntare sulle famiglie per valorizzare appunto il futuro che queste società penso debbano avere, perché affrontare costi importanti prendendo giocatori di livello sia sempre di più molto difficile. Quindi l'importanza del settore giovanile
è fondamentale, su questo Gulliver ci ha creduto e quindi è un contratto biennale che auguriamo ci possa essere di ampio respiro ed andare avanti ancora con una reciproca soddisfazione. Tra i tanti progetti ai quali state lavorando assieme alla Virtus Entella ce n'è uno molto bello che partirà prossimamente, dedicato all'album delle figurine dei giocatori biancocelesti, un progetto che partirà dalle figurine della prima squadra fino ad arrivare a tutta la cantera dell'Entella. Sì, noi crediamo molto in questo progetto, io ci ho creduto fin dall'inizio e ho proprio richiesto la possibilità di essere il partner principale per questa iniziativa, in quanto ritengo che sia un ricordo e un'iniziativa molto molto importante per la città, per i genitori e per i ragazzi stessi. Noi vogliamo essere, ecco, i primi a veicolarlo.